I giornali arrivano con difficoltà nella mia cella. E le pagine più belle sono saccheggiate dei loro fiori migliori, ovvero i magnaccia, come succede nei giardini a maggio. I grandi magnaccia inflessibili, rigorosi, sessi sbocciati. Anzi, non so più se siano gigli, sessi o se gigli e sessi non siano interamente la loro stessa persona, al punto che di notte, nella mia cella, in ginocchio, io cingo le loro gambe con le mie braccia e non ci muoviamo, non dormiamo, non sogniamo, stiamo così, in fuga immobili, mentre li sento colare in me tiepidi e bianchi a piccole scosse continue. Comunque, sono riuscito a procurarmi una ventina di fotografie e le ho attaccate con pezzi di mollica di pane masticato sul retro del regolamento di cartone della prigione attaccato sul muro della mia cella. Alcune sono fissate con pezzi di filo di ottone su cui devo inserire, una per una, piccole perline di vetro colorate. Ecco, di sera, come voi aprite una finestra su una strada, io giro lentamente verso di me il retro del regolamento di cartone della prigione attaccato sul muro della mia cella e tutti quei sorrisi, tutti quei bronci che stanno lì attaccati cominciano a penetrarmi da tutti i miei buchi spalancati. E io vivo così, sospeso in questi abissi. Lo so, forse tra loro si sarà anche perso un qualche maschio che non aveva fatto assolutamente niente per meritarsi il carcere, per esempio un campione, uno sportivo, un pugile, un ballerino, un esploratore, un marinaio. Ma se io l'ho attaccato lì, se io l'ho attaccato sul muro della mia cella è perché aveva, secondo me, all'angolo delle labbra o all'angolo delle palpebre il segno sacro dei mostri. Per procurare loro un seguito e una corte, io ho ritagliato qua e là, di nascosto, sulla copertina illustrata di un qualche romanzo di avventura che noi ci passiamo di nascosto, di mano in mano, durante l'ora d'aria, ho ritagliato un marocchino, un magnaccia, un duro a cazzoritto. E di notte io li amo e il mio amore li anima. Nessuno sa se mai uscirò di qua, né quando se mai uscirò. Però con l'aiuto dei miei amanti sconosciuti io scriverò una storia. E i miei eroi saranno proprio loro, loro attaccati sul mio muro e io che me ne sto qua da vedere, qua, rinchiuso. Perciò questa storia un po' infantile, un po' sbagliata, io la voglio scrivere così come pare a me, come gli altri, voglio mescolare il mio piacimento, il gusto mio, i miei amanti del muro, le loro gambe, le loro braccia, la loro bocca, la mia bocca, le mie gambe, le mie braccia, voglio mescolare il mio piacimento, i miei vicini, gli assassini, i drogati, i poeti, i cinghiali, i finocchi, voglio mescolare il mio piacere, mio e basta, e della mia cera, la storia di Arcamonte, di Diverso, Siorge, Urcaen. La storia di occhi verdi che ho conosciuto così poco, la storia di Maurice, la storia di Lefranco, e non dubitate che la mia stessa storia, Jean Genet, dati segni elettrici di Marcel Arcamonte, detto occhi verdi, e dati 6 anni atteso a 1,65 m, 60 kg, in equilibrazione, lunghezza 24 cm, larghezza 10 cm, dati segni elettrici di Lefranco, i vasi di Mediterraneo. Altezza 1,80 m, peso 80 kg, 3 anni, occhi marroni, membrana in erezione, lunghezza 22 cm, larghezza 1,80 m, segnale di 12 cm,